reati legati alla corruzione. Cioè esattamente l'opposto, per quello prima parlavo di un clima simile a Tangentopoli, cioè ci sono scandali di ogni tipo, Consip, Mafia Capitale, che riguardano comunque la politica, e la politica cosa fa? Dimezza i fondi sulle intercettazioni o impedisce l'utilizzo appunto di virus informatici fondamentali per scoprire reati legati alla corruzione, come avvenne durante Tangentopoli, che c'era un'ondata e il Parlamento tentò di depenalizzare il finanziamento illecito ai partiti. Credo che poi il decreto Scalfaro, il Presidente non lo firmò, no? Mi pare che andò in questo modo, oppure impedirono l'autorizzazione a procedere, all'epoca c'era per Craxi, poi ci furono le monetine del Raffaele. Se in questo paese si riesce a... Io, questo è un grande merito del Movimento, che siamo riusciti a incanalare la rabbia anche di questa signora in... comunque in un percorso che è democratico e di partecipazione, e siamo qui a rispondere a tutte le vostre domande, a fare attività su attività, e se non ci sono stati incidenti oppure la crescita di forze politiche molto molto pericolose che ci stanno in altre parti del mondo, dell'Europa, secondo me questo è un merito anche del Movimento 5 Stelle. Cosa pensate della gestione di Regione Lombardia di Roma? Ma secondo me sono fatte proprio del sistema, lo dicono pure tanti intervisti. Cioè, ma Maroni è un renziano, si comporta da renziano. Posso chiederle ancora una cosa sugli operai? Le ho intervistate alcuni di loro prima, e loro mi hanno detto che una parte degli ammortizzatori sociali sono stati poi trattenuti dall'INPS, perché siccome anche andavano, la denuncia che faceva questa persona. Quindi questo vuol dire che anche quello che gli spettava poi gli è stato tolto. Essendoci anche il fallimento di mezzo, la BP non si sa se poi li potrà eventualmente ricollocare, quindi sono stati, hanno perso il salario, hanno perso tutto, non hanno avuto neppure quello che gli sarebbe spettato, almeno l'ammortizzatore sociale. Da questo punto di vista, lei pensa che si possa trovare una soluzione? Io questo lo non con so una pressione sull'INPS, immagino magari. Che Bruno Martone e la Carca non già fossero a conoscenza, io invece l'ho scoperto adesso durante questa conferenza stampa. Credo che come parlamentari possiamo fare qualcosa, però adesso ci ragioniamo e poi ve lo faremo sapere. Questa domanda è da fare al nostro legale, perché noi abbiamo il legale. Ragazzi, però ognuno faccia il suo lavoro, sennò veramente finisce che tutti vanno i giornalisti. Questa delegittimazione continua che fate nei confronti dei giornalisti, non ha paura che possa portare a qualcosa di grave? Perché anche parlare in una conferenza stampa di cosa dovrebbero scrivere i giornalisti, cosa dovrebbero fare i giornalisti. Cioè, fate i parlamentari e noi facciamo i giornalisti, no, se volete fare tutto voi è finito, finita. Anche Renzi ci dice dovreste scrivere questo, ma noi facciamo le domande che riteniamo giuste e lui se le tiene. Cioè dire che la stampa, quello che ho detto io, e il giornalista è il mestiere più importante, importante come un chirurgo, e provare a pungolare da cittadino che più da parlamentare, appunto, chi ha l'onore e l'onere come lei, appunto, di interessarsi a questioni così importanti come il licenziamento, scandali legati a questo licenziamento, alla perdita di lavoro di queste 70 persone, significa delegittimare. Lei l'ha interpretato come una delegittimazione. Parlo, secondo me come in una conferenza stampa, d'accordo, sì. Rispetto alla sua opinione, e io poi non ha risposto alla domanda del collega, quella sulle vacanze di Virginia Raggi, che è una domanda politica. Poi lei può dire che non è il caso di chiedere, però fa, è un parlamentare, mi fa finire una frase. Posso finire? Io credo che, però questo è anche sotto gli occhi di tutti, leggete la lettera di dimissioni del presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Jacopini, del presidente dell'Ordine dei Giornalisti, non di un grillino, del perché lui ha deciso di dimettersi, quello che dice. Io credo che vi siano alcuni atteggiamenti, sto dicendo con la massima pacatezza, da parte del sistema mediatico, che sono questi che autodelegittimano la stampa, non il fatto che io abbia detto in questa conferenza stampa che trovo, diciamo, grave che all'interno di questa conferenza stampa la prima domanda sia sulle vacanze del sindaco di Roma. Poi, come voi avete detto, un esponente politico ha il dovere di rispondere a tutte le domande, io risponderò a tutte le domande, quindi c'è una domanda su Virginia Raggi. No, la domanda, a parte che era in una margine, comunque aveva un senso politico, la domanda era questa: il fatto che Virginia Raggi ogni tanto sia assente da Roma non è che non è più un problema per il fatto che è stata in parte commissariata? Quando, in quale altra occasione è stata assente, si è presa qualche giorno di vacanza? Parliamo di questa settimana. No, perché l'ha detto diverse volte, diversi giorni. Ah, si è presa alcuni giorni, credo anche gli abbia consigliato il medico dopo tanti mesi di lavoro, quindi non ha nulla a che vedere con un commisseramento che è una sua valutazione che non esiste, il sindaco di Roma Virginia, e secondo me le cose, tra l'altro, giorno dopo giorno stanno andando molto meglio.